Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme un piatto adatto alla stagione, fresco, gradevole e molto versatile. Sto parlando degli involtini di prosciutto cotto. Andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Iniziamo ad elencare gli ingredienti della nostra ricetta e partiamo dal prosciutto cotto già affettato. Avremo poi bisogno di lattuga fresca, come vedete io l'ho lavata e tamponata per bene, due uova sode, carote, cetriolini sott'aceto, melanzane a filetti sott'olio, maionese, pomodorini, questi sono datterini, e infine olio, sale e un pochino di aceto balsamico. Iniziamo come prima cosa a prendere una carota e grattugiarla all'interno della bowl più grande. La grattugiamo così finemente. Accontentiamoci pure così e ora grattugio i cetriolini uno ad uno. Grattugiare anche l'uovo. Ora è il momento di aggiungere i filetti di melanzane. Logicamente le dosi, come al solito, le troverete scritte in info box sotto il video. Cominciamo un po' a unire questi ingredienti e ora andiamo a sminuzzare la lattuga. Inseriamo la lattuga tagliata a julienne all'interno della bowl. Proseguo a tagliare il resto della lattuga, ma non la metteremo insieme agli altri ingredienti perché ci servirà, diciamo, da letto per i nostri involtini. Questa la mettiamo nell'altra ciotolina. Ora andiamo a mettere olio extravergine d'oliva, un pochino di sale, comincio a girare. Punto aggiungo un cucchiaio di maionese e la farcia dei nostri involtini è pronta. Quindi prendo il piatto, dispongo così sul piatto la fetta del prosciutto. Vado così a mettere il ripieno, prendiamo l'involtino e lo spostiamo da una parte e proseguiamo con la preparazione degli altri, esattamente allo stesso modo. E anche l'ultimo è pronto. Vedete come sono belli pieni? Ora procediamo a preparare il piatto di insalatina che ospiterà i nostri involtini. Adesso prendiamo così un piatto da portata, andiamo
a disporre un letto così di lattuga, così va bene. Ora con questa carotina andiamo a ritagliare dei piccoli fiorellini, quindi vado ad affinare così la punta, vedete? E adesso faccio dei tagli. Quattro esattamente, in questo modo. E poi stacco. Vedete? E abbiamo realizzato, affiniamo ancora un pochino la punta, e abbiamo realizzato un fiorellino di carota, perché la mettiamo così. Ora con il pomodoro. Così. E lo abbiamo. Servirà proprio a dare il tocco di colore, quindi continuo con le carotine e con i pomodorini. Io mi fermo così e adesso uno ad uno andiamo a disporre gli involtini. Mi fermo così perché di più non ce ne entrano. Adesso prepariamo una vinaigrette all'aceto balsamico. Metto olio extravergine d'oliva, una puntina di sale, e aceto balsamico. Con una frustina creo l'emulsione. Ecco, vedete? Bella densa. Adesso con un cucchiaino andiamo appena appena a colare qualche goccia sui nostri involtini. Qualche goccia anche qui e lì sull'insalatina. E io mi fermerei così. Un piatto davvero semplice, freschissimo e velocissimo. Bene, io mi auguro che lo rifarete in tanti. Se questo piatto è stato di vostro gradimento, io attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e condividere le mie videoricette sui vostri social. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.